Mugello GP, scusate il ritardo, anzi scusate il distacco, che è il tema più trattato negli ultimi tempi. Al Mugello è andata bene per la MotoGP, che finalmente ha offerto una gara decente, anzi molto di più che decente, direi molto interessante, con lotte e sorpassi sia davanti che nelle retrovie. Il problema riguarda piuttosto, per alcuni, chi era davanti e chi era nelle retrovie. Davanti i soliti ormai, e dietro quelli che ormai stanno diventando i soliti. Purtroppo fra questi c'è anche Rossi, che insomma al Mugello è a casa sua, il sindaco del Mugello, e prende 26 secondi, che è come essere trombato alle elezioni, insomma, purtroppo dopo tanta attesa. Questo è il succo, la spremuta del cronometro. Poi se volete ci sono i dettagli. I dettagli riguardano Simoncelli, che ormai è dipinto come un martire, un perseguitato. Alla fine fa una gara opaca e la colpa è di sti qua, che ancora la menano. La storia è finita e la tirano fuori loro, con Pedrosa che deve smettere di lamentarsi, insomma. Del resto è solo la terza frattura che quest'anno è un mondiale buttato via, come al solito, e non per colpa sua. E nel dopogara poi si assiste a veramente delle personalità, purtroppo del motociclismo, che arrivano a dire delle cose incredibili, non necessarie. Litigano fra loro: tu e la moglie spagnola, tu digli che quando distribuivano il cervello, ma delle robe da asilo. E poi c'è il tema, dicevo, Simoncelli non è andato, basta. Così come Rossi, quello che non va bene non è il fatto che Rossi faccia tanta tanta fatica, io lo assolvo su tutto, non si può vincere sempre. Quando quello che ormai è evidente, secondo alcuni, è che la colpa è della Ducati, che è un cancello, mille mila problemi, giustificazioni, e la Ducati, dopo aver scoperto che nemmeno la moto dell'anno prossimo va bene, cosa fanno? Sono contenti, miglioriamo, e miglioriamo, 26 secondi. Io non voglio fare come quei poveracci tifosi di qualcun altro che, dopo aver inghiottito tanta cacca, adesso festeggiano perché Rossi va male. Non è questo il punto, non è questo il problema, non è il pilota il colpevole, nel senso che il pilota vince o perde, ha queste due possibilità. Non può vincere sempre, e insomma, se perde sempre è un problema, ma non può trionfare tutte le volte. L'ingigantimento dei meriti e la mitizzazione dell'uomo pilota mandano in crisi chi comunica, perché adesso deve affrontare un problema, una realtà diversa. Sarebbe molto più facile da giustificare se non fosse stata tanto enfatizzata. Cioè, Rossi è un uomo, un pilota, a volte mette a posto la moto bene, quasi sempre, a volte no, appunto. I tentativi di assoluzione sono inutili, sono grotteschi. Durante la gara si arrivano a dire delle robe assurde, si parla di tutto e di tutti come perdenti prematuri o come vincenti col regalo. Per esempio Lorenzo, non si fa tempo a dire che non avrebbe mai pensato di prendere le sberle, di essere messo così male, che lui le rifila tutti, fa un sorpasso alla Casanova Savelli da paura. E gli altri invece vincono: eh sì, però è troppo facile così come? Prima com'era? Sono tutti aggressivi gli altri piloti, quelli che non piacciono, parlano in modo violento, però ci si dimentica di quando qualcuno ha detto, evidentemente gli tira il culo arrivare tutte le domeniche. Non è violenza quella, quella veniva applaudita, mandava in orbita gli ascolti. Adesso questa roba non c'è più e si lavora in crisi. Chi vince è bravo, però cosa? 30 secondi, un minuto, però cosa? Poi c'è l'istigazione all'imbecillità. No, è inutile dire: oh, fate i bravi, non fischiate, dai, 5 secondi in un weekend, se poi per tutto il resto del weekend si fa apparire chiunque non sia il tuo pilota preferito, cioè due, come il male assoluto. E poi Dovizioso ha ragione a lamentarsi del trattamento della Svizzera. È inutile che gli fai una rubrica chissà quando fra la Moto2 e la 125, quando poi non te lo caghi per tutta la gara. E del podio quasi, quasi non pare, fai quasi fatica a parlarne. Il risultato è che sono tornati gli imbecilli gialli, non i tifosi normali di Rossi, che sono di più ovviamente, mi tocca dirlo perché sennò la gente non capisce, quanto quelli cretini che invece di andare a consolare il loro beniamino, che non è andato bene, vanno sotto il podio a rompere le balle a un altro, a Lorenzo. Cosa ci vai a fare sotto il podio? O vai per applaudire, come è giusto che si faccia nel motociclismo, o vai da qualche altra parte. E invece no. Ma io mi chiedo, cosa sarebbe successo se al posto dei due italiani, Rossi e Simoncelli, che non vanno, ci fossero stati altri due o tre, che ne so, Biaggi, che con la Honda ufficiale non è riuscito a vincere, ma si giocava le gare. Non ha vinto il mondiale, ma si giocava le gare. Stoner, che ha avuto un problema di salute, ma si giocava le gare. O Melandri, che finiva dietro, però lo mandavano dallo psicologo, senza però aver avuto due moto su misura bruciate prima di metà campionato, con tutti i soldi spesi più l'ingaggio. Perché prima era sempre colpa di sti tre che erano cretini finiti deficienti, e invece adesso i piloti non si discutono?
piloti si devono, bisogna discutere le prestazioni dei piloti senza metterli in croce. Han colpa tutti tranne che i piloti. Non è un po' sbilanciato questo modo di vedere le cose? Non vado oltre per non infierire.